Posso proporre un punto per uno? Un punto. Ok, va bene a tutti, non ci facciamo male, voi avete la Champions. Un punticino, dice. No, partiti, no, via, dai. Con cronometro, dai, mamma forza. Mamma mia, Juventus che calcia la prima, il primo pallone della partita, subito profondo, Bonucci, gioco poi volante tra Bernardeschi e Manzo, che già sminazzola sul fondo, a sinistra il cross. E rischio. Esce dall'area Bakayoko, in qualche modo, sbaglia, recupera Emrecan. Emrecan aggressivo, Emrecan già in bandierina dall'altra parte, adesso lo spinge Bakayoko, resta in piedi. Emrecan non fischia l'arbitro, assistente forse non segnala davanti per emulare il record con la Samp, gol dopo 16 secondi. Che questo il rigore non rigore, non va a inficiare. Attenti, il Milan di colpo in pianta, che pianta gol di grandissimo gol di Piontek e grandissimo errore però della difesa della Juve. Bonucci. E Bonucci, no, non è tanto Bonucci, Bonucci. Bonucci con Bentancur. Londa, Londa, Mondo, Flex 1-0 per il Milan. Bravissimo, devo dire, Bakayoko, bravissimo Bakayoko, poi Piontek è implacabile, grande gol di Piontek al suo compagno di nazionale, Szczęsny. Allora, vi faccio vedere che cosa è successo. Bonucci qui dà una palla molto pericolosa a Bentancur. Bentancur non vede, Bakayoko intuisce, Bakayoko da dietro con la punta del piede riesce ad anticipare Bentancur, cede a Piontek che riceve e da questa posizione implacabile di piattone fa secco Szczęsny. Gravissimo l'errore di Bonucci perché ha dato una palla al giocatore sbagliato. No, cioè, vi spiego amici, quando Bonucci è qui non deve dare la palla a Bentancur che ha alle spalle Bakayoko che gliela può soffiare. Piontek in questa posizione, molto facile, bravissimo peraltro Bakayoko, punta del piede, anticipa da Piontek, entra in area sull'uscita di Szczęsny, lo fa secco, 1-0 per il Milan. Rigore per la Juve, attenzione, Dybala sul dischetto, rigore nettissimo. Musacchio su Dybala, per Dybala! Gol! Pareggio, pareggio. 1-1, tanti applausi delle famiglie presenti alla partita del cuore, bellissimo. C'è una un regalo di Musacchio, un rigore enorme, indiscutibile, una follia di Musacchio su Dybala. Londa Mondo Flex, via! Allora, il lancio in area di rigore per Bonucci. Dybala di Bonucci, Dybala si porta la palla in avanti con il petto. Arriva qui Musacchio da questa posizione, follemente entra in tackle scivolato prendendo in pieno Dybala la palla è qui e facendolo secco. Una scelta veramente sconsiderata di Musacchio. Sì, infatti, Non si entra in tackle scivolato in quella situazione, si deve accompagnare sull'esterno. Sarebbero due. Anche lì devo il problema. La mette giù Manzo che ci arriva la locomotiva Alexandro che si è destata, svegliata, subisce il fallo di Calabria, a mio giudizio niente. No, no, si gioca. Allora. Recupera un bel pallone Calabria. E no, non recupera la mira Calabria. Tira al limite Pjanic per Ken. Ken in diagonale. Ci danno gol di Ken, gol di Ken, era inevitabile, era inevitabile, no, non ha fatto un gesto brutto. Devo andare alla VAR. Allora, errore di Calabria, intuisce tutto Pjanic, palla a Ken che controlla e segna, Londa Mondo Flex, via. Buono Cesare, buono, non è il caso che piange, solo il Milan, pensi che trattieniti per l'Ajax. Allora, devo dire vantaggio anche meritato, no, perché in questo secondo tempo la Juventus... Non poteva giocare così in Milan, non si può giocare così. Allora, vi faccio vedere tutta l'azione, guardate. Qui c'è Calabria che vuole servire Bakayoko, ma commette un errore piuttosto evidente, perché non si accorge che Pjanic ha intuito tutto. Quindi arriva in anticipo, ruba palla, si presenta qui e vede a destra Ken e addirittura Bernardeschi, palla per Ken che controlla e fa un gol in diagonale perfetto, un po' come ha fatto Piontek l'1-0, Ken fa il 2-1. Il passaggio per lui, sbagliato, no. Il passaggio di Kessié.
Protegge il pallone Alexandro, vediamo, oh, Alexandro che si fa girare così. Non esce. E poi riesce a tenerla, devo dire che ha rischiato moltissimo, ma ama questo genere di situazioni, no, Allegri, no, che dice di usare la testa. Applaude Spinazzola in panchina, applaude Dybala in panchina. E direi che è finita qui per il ridicolo, Milan, ridicolo, che esce, come si suol dire, a testa alta, però quando la Juve ha cambiato passo il Milan non ce l'ha più fatta. Questa è l'amara realtà della partita. Zero punti allo stadio nel campionato, nella storia. Non ho ancora le pretese di essere Dio, ma ci sto lavorando. Allora, in questo momento siamo campioni d'Italia. In questo momento io sono campione d'Italia.